Jimmy, sei arrivato? Sei arrivato? Eccolo, eccolo, lo vedo, lo vedo, lo vedo. Sì. Arrivo, arrivo a prenderti. Giuseppe. Jimmy. Ciao. Jimmy, vieni. Subito. Ciao. Andiamo, andiamo dentro. Andiamo dentro, muoviti. Corro. Vai. Vieni, vieni. Dove sei? Giuseppe? No, Jimmy, muoviti. Jimmy Tostapane. Quant'è che non vieni qui a fare i super extra mega SCP cattivissimi, eh? Non lo so. Ma bella risposta. Allora, Jimmy, ti spiego un po'. Questa non è una serie come le altre che andiamo a esplorare SCP e li dobbiamo studiare. In questa serie dobbiamo prendere i totem, perché ormai gli SCP praticamente li sappiamo tutti. Sappiamo come funzionano. Sì. Ma stavolta girati. Okay. Vedi questo qui? Questo coso? È il totem dello Shagai. Non lo devi mai prendere, che sennò lo Shagai inizia e ti fucila, ok? Quindi fai già attenzione. Ok. Capito tutto. Oggi io, prima che di far entrare questa fetta di pane, ho trovato un'altra cella, Giuseppe. Era come l'altra, quella lì tutta col fuoco, che è sembrata uscita dall'inferno. Ti ricordi? Cosa c'è qui dentro? Qui dentro è segretissimo, non si potrà sapere. Jimmy, ah no, niente, mi stavo scordando di dire, di dare delle cose a Jimmy. Jimmy, però, ascoltami. Tu in questa serie non puoi dormire, perché in questa serie ti distrai un secondo e arriva un SCP che ti uccide, ok? Ok? Quindi devi fare, attenzione, super attenzione. Tieni una card livello 3 che nello scorso video Giuseppe ne aveva prese due. Il cibo, una spada che ancora non siamo riusciti a fare, quella in diamante, un giubbotto antiproiettili e delle torci. Tieni. Ok, ora mi metto qui. Così così ti do pure qualche banana, guarda, perché sono bravo e ti do pure le banane. Tieni. Sei felice di avere le banane? Mi dai le banane. Aspetta un secondo e mangio la banana. Bravo, mangiati la banana. Bravo, si è messo pure il giubbotto antiproiettile. Adesso siamo pronti per andare. Allora. Ok. Adesso dobbiamo andare. Attenzione però che ci potrebbero essere qualche SCP libero. Ok? La vai da vacca. Allora, però Jimmy non sa cosa la storia. Cioè non sa cosa c'era scritto nel libro. Che a me noia andarla a riprendere. Cioè praticamente c'è un tipo che vuole prendere i totem prima di noi, ok? Non abbiamo ancora scoperto chi è, ma lo scopriremo, ok? Noi glielo dobbiamo fare permettere. No, perché dipende se questi totem sono nelle mani sbagliate, potrebbe essere la fine del mondo, ok? Quindi dobbiamo fare molta attenzione. Dobbiamo essere veloci a prenderli, ok? Ecco giù. Vedo l'altra cella. Sì, è questa qui, dovrebbe essere questa. No, è che sono apparentemente tutte uguali alle altre. Cioè, all'altra ce n'è una. Aiaia, soffro. Allora, giù hai un secchio d'acqua? No. Ok. Allora, io ce l'ho. Allora facciamo così. Tieni questo. Prendi questo qua. Senza... Ah, chi è? Oddio. Oddio. Jimmy, attento, attento. Aia. Di nuovo, no. Aiuto. Mi salvo. Oh, ok, non c'è bisogno, vieni, cioè, siamo riusciti da solo. Dov'è andato il secchio? Non è caduto, vero? Hai preso il secchio? Mi sono fatto malissimo. Bambino, non devi fare attenzione. Ma l'hai preso il secchio? Non hai preso il secchio ed è caduto. L'acqua. Bravo, vai a prendere un po' d'acqua. E io intanto scendo, vi dico se va tutto bene, ok? Jimmy, tu fai attenzione qua, che potrebbe mangiarti. Sì. Oddio mio, intanto vi dico solo che ci sono dei cadaveri scheletrizzati, ok? Sono degli scheletri. Okay. Ma qui c'è un tunnel di pietra, ma fa niente, per ora qui sembra tutto essere a posto, quindi scendete. Lui deve mettere l'acqua, quindi vieni prima tu. Ok, che ho fatto? Cerca un po' di svegliarti, ok? Sì. Super attivo devi stare qui. Che è successo? Madonna, che è successo? Scendi, bravo. Ok, ecco qui, vi potete vedere questi cadaveri.
questi scheletri. Chissà da quanto tempo è che sono qua, ok? Allora, che cosa è successo? Ho sentito un'esplosione. Dei fulmini forse. Speriamo siano dei fulmini. Allora, mettiamo un po' di torci, che qui se no spawnano i mostri e ci mangiano. Questo era un rumore strano. Questo era. Guarda, tengo la spada in mano. Siamo arrivati alla cella. Attenzione, potrebbe esserci qualcuno. Non vedo niente, ok. Perfetto. Ho sentito un rumore di pipì. Vabbè, quello forse era un pipistrello. Ah, vedi? Morto. Noi eravamo qui dietro. Un altro. Eravamo qui dietro. E qua c'è un altro morto, sì. Ormai non reagisco più perché sono abituato a vedere sti morti ormai. C'è una scala. Da dove siamo venuti? Da lì, giusto? Una sedia. Che cacchio? Raga? Qualcuno si prova a sedere. Siedi, signor. Succede niente? Qualche effetto o qualcosa? No. Tutto a posto, non hai niente. Una sedia qui in mezzo a un buco con dei muri rossi. Molto strano. Secondo me non l'hanno fatto apposta. L'hanno messa per qualche motivo. Può essere. Giuseppe, attento, magari sgancia qualcosa, ti entra un paletto dalla sedia. Muoviti, vieni. Allora, iniziamo a calmarci, svegliamoci, ok? Ok? Sì. Muoviamoci. Sì. Tu perché hai aperto una porta? Potrebbe esserci un mostro assassino malvagio che ti mangiava il pisellino. Ok? Ma non entrate malissimo. Potrebbe essere scappato. Ah, i pipistrelli, morite. Uccidete sto coso. Ok, entrate. Vieni, Jimmy. Ma, ok, bravo. Levati un attimo che cerca te. Ragazzi, vi presento per la millesima volta il 173. Che bello. È bello. Allora, ma ci sono delle scale. Appunto, qui di solito questa cella dovrebbe salire e poi ci dovrebbe essere la sala di osservazione. Buono, insomma, qui stavolta è rotta. Cioè, non si può, no. Non si può passare stavolta. Allora, se io mi ricordo bene, questa cella dovrebbe essere uguale alle altre. Qui si sale, quindi qui c'è l'SCP. In questa porta c'è l'SCP. Vi ricordate come funziona qua? Dovete guardarlo in due, sennò lui è molto arrabbiato e mi mangerà comunque, ok? Quindi adesso guardatelo bene, ok? Non voglio morire, okay. Quindi guardatelo. Okay, eccolo. Dovete entrare o sennò mi ammazza comunque. Tutti insieme dobbiamo entrare. Uno, due, via. Entrate. Ok. Allora, voi guardatelo. Lo sto guardando in faccia. Bravo, guardalo dritto in faccia. Raga, c'è una telecamera qui che ci spia ed è ancora funzionante. Ok, strano. Allora, da dove dobbiamo salire? Giù hai dei blocchi. Ah no, niente, ce l'ho io. Contro. Ah! Ma si è mossa? Sì. L'ho visto. Allora, controllatela bene, guardatela. Io cerco di fare una scala per salire, ok? Ok? Guardatela bene. Ah, non toglieteli, ok? Piano. Jimmy, vieni, la guardo io. Jimmy, vieni. Vieni. Posso togliere lo sguardo? Sì, togli. Io e Giuseppe la guardiamo. Non ti preoccupare, vieni. Minzica, come si è girata. Jimmy, attento. Chiudo qua, che sennò sale comunque e ci mangia. Ok, perfetto. Ah! Wow! Ok. Diavolo, mi ero girato di farmi. No, Jimmy, vedi che ti acchiappa con le sue manine piccole. Allora, qui. Come si apre sta porta? Come si apre? Ok, trova. Aiuto, non si apre. Ok, venite subito. Venite. Jimmy. No, non mi fa entrare. Ok. Allora, qua c'è il muro dove non potevamo passare. E qui c'è una porta. Cioè c'è il pulsante, di sicuro c'è la porta. Sì, ragazzi, sentite la porta? Qui dietro c'è la porta e c'è anche una telecamera. Ok. La vedo. Andiamo. Allora, lì invece c'è un'altra porta. Tu, mi raccomando, rimani lì, ok? Perfetto. Giù, cosa c'è lì? Aiuto! Jimmy, apri! Jimmy!
che c'è? È bloccato dentro il muro. Come dentro il muro? Non ero incagliato alla porta? Sì, sì. No, c'è scritto soffocato dentro il muro. Ma porca vacca, questa è colpa di Giuseppe che mi chiude la porta in faccia. Mi sono incagliato un piccolo litino, guarda. C'è, no, c'è uno scarafaggio strano. Si è chiuso da solo. E allora io sto tornando. Per adesso ti bullizzo io, ok? Ok, no, niente, scherzo, scherzo. Allora, questa porta di solito non c'è, giusto? Non c'è questa. No. Ok. No. E qui c'è un buco tutto strano. Giuseppe, non andare avanti, vieni. Allora, qui nelle ceste... scusa. Nelle ceste c'è niente? No? Avete controllato? Sì, abbiamo controllato, ma non c'è niente. Ok, allora. Intanto mi prendo qua sti computer. Perché sai, sapete come sono queste cose. Ok? Possiamo farci il laboratorio come nella scorsa serie. Metto tutto. Ok. Allora, questo tunnel secondo voi dove porta? Sparate qualcosa, vediamo. Boh, secondo me alle porte dell'inferno. Potrebbe essere, andiamo. Attenzione. Non ne ho idea. Allora, qui ci sono tutti i buchi strani. Questo tunnel comunque è stato scavato, eh? E ci sono pure le torce. Sì. Sì, è proprio stato scavato. Guarda, è proprio qua. C'è stato qualcuno che proprio voleva trovare qualcosa. Venite, ragazzi. Guardate. Sì, sì. Proprio qualcuno voleva trovare qualcosa. Ci ha provato a scavare e voleva cercare qua la cosa. La cella. Potrebbe essere, bravo. Ma allora a sto punto, se dobbiamo metterla così, alla fine l'ha trovata. Perché, guarda. Qui, perché l'ha trovata. Per essere arrivato qui alla cella, l'ha trovata. Giù, attento, attento. C'è ferro. Jimmy, prendi il ferro. Ok. Ok, aspetta. Ah, sono caduto come un bimbo stupido. Aiuto. Pure io. Jimmy, attento che lì c'è un buco, mi raccomando, che c'è un buco e poi muori. Ok? Anche se qui si deve comunque scendere. Sì, adesso comunque l'ho chiuso. Bravo, okay. Jimmy. Sette blocchi di ferro. Bravissimo, con questo ci possiamo fare qualche cosa buona. Okay. Allora, dove le torci, vanno verso di lì. Potrebbe essere una trappola. Aspetta, non ci andare. Allora, facciamo un po' il passaggio di questo tizio. Cosa ha fatto? Ciao. Allora, qui questa grotta porta fuori. Quindi... facciamo un po' il passaggio che ha fatto questo tizio. Allora, è entrato dalla grotta, forse. Ha iniziato a esplorare qua. Poi è salito, avrà scavato per cercare la cella o qualcos'altro. Magari la cella l'ha trovata per caso, può essere. Fenicotteri. Cosa? No, i fenicotteri non credo. I fenicotteri non facevano niente, se mi ricordo bene. No, non fanno niente. No, forse è un SCP. Sì, questi qui sono SCP, però non dovrebbero fare niente questi. Bra, mi vogliono uccidere. Non ti vogliono uccidere, cioè, vogliono uscire. Vuole uccidere. Sì, ti vuole decisamente uccidere. Sì, ti vuole decisamente uccidere. Ok, aspetta. Ma di solito questi cosi non fanno niente. Aspetta, vediamo. Mi vuoi mangiare? No, non mi fanno niente. No, non fanno niente. Armi in mano. Ok. Vedo dei blocchi strani. Attenzione, giù, non toccare questo coso, ok? Non toccare questo coso. Oh, raga, facciamo un tunnel. Ma questo è un tunnel. Raga? Oh? Morto qui. Sì, sono tanti morti. Guardate! Qui ce ne sono altri. Oddio mio. Anche qui. Raga. Oddio, un libro. Ci fa un libro qui. Oggi sono tutti morti. Libro. Cosa ci fa un libro? Giuseppe. È un altro diario di Dario. Di nuovo il diario di Dario. Come l'ultima volta. Di nuovo. Allora, leggiamolo, ok?
Giorno 2. Sì, perché l'altro libro era giorno 1, giusto? Sì, se non mi sbaglio. Grazie. Voglio smentire tutto. Ci sono veramente questi totem? Io ho formato una squadra che mi aiuterà in questa ricerca. Pericolosissima. Ho trovato un'altra cella, la cella del 173! Hai capito allora chi è stato a scavare? Avete capito? È stato Dario! Quindi, allora, noi sappiamo che Dario è morto, giusto? Quindi questa cosa l'avrà fatta tempo fa, ok? Ci dovrebbe essere il totem, è chiusa. Quindi io e la mia squadra abbiamo scavato un tunnel che collegasse alla stanza chiusa. Ora è stato veramente Dario. Sì. È stato Dario a fare quel tunnel. Sì. Ci eravamo quasi, mancava pochissimo. Quando all'improvviso arrivò il Rakan. Oddio mio! Te lo ricordi? Sì. Preso uno della squadra e lo gli risucchiò l'anima? Cosa? Questo non lo sapevo. Questo non lo sapevo. Addirittura. Aspetta un attimo. Parliamo un po' di questa cosa. Dario aveva una squadra. Potrebbe essere che questi scheletri sono la sua squadra. Può essere. Ma allora, se questa è veramente la sua squadra, quanto tempo sarà passato? Non lo so. Anni. Ma appunto, forse prima di morire, ovviamente. Continuo qui. Poi lo lasciò per terra. Era tutto grigio, orribile. Per gli occhi umani. Uno a uno li ammazzò tutti, tranne me e altri sei. Quindi, ma quanto era grande sta squadra di Dario? Scappammo fuori dalla cella e non vidimo più il Rakan. Spero che non abbia preso il totem. Ah, scordavo, se vedete... E puntini puntini. Qualcosa di un'altra dimensione, sappiate che lui è stato... lì. Diavolo! Cacchio! Porca vacca. Pensi quello che penso io? Allora, provo a prendere un blocchettino, ok? Vediamo cosa mi dice. Pocket Dimension Block. Guarda, leggi anche tu, se non mi credi. Leggete. Si chiama proprio dimensione qualcosa strano. Guarda. Pocket Dimension Block, vero? Porca. Giuseppe, te lo faccio vedere. Giù, prendiamo qualche blocco, ok? Datemi i blocchi a me, li portiamo alla base. Giù, prova a camminarci sopra, ok? Vai. Ah, ok, perfetto. Non sembra succedere niente, ok? Ma forse ho capito. Capito, è un po' difficile da capire queste cose. Dario ha scritto che hanno collegato alla cella chiusa. Qui dietro, credo che ci sia la cella chiusa. E il Rakan, quando li ha presi, è passato di qui. Per questo è tutto strano. Aspettate un attimo, ora devo capire un attimo. La cosa scavata lì non l'ha fatta Dario allora. Perché Dario e la sua squadra hanno fatto questa strada. Una cella. Dario e la sua squadra hanno scavato questo tunnel, non l'altro in cui siamo passati prima. Ma allora questo? Perché è così? Questo è così perché se ascoltavi il libro c'era messo che dove passa il Rakan è così. E poi si dice pure che Rakan li ha ammazzati quasi tutti. Quindi sicuramente Dario e la sua squadra erano arrivati. Rakan è passato e li ha ammazzati. Passando ha lasciato questo schifezzo. Ma sì che è tutto chiaro però. Bravo, fetta di pane. Allora, arriviamo qui. Qui c'è i blocchi della cella, ok? Chi scava per primo? Vai Jimmy, renditi un po' utile, vai. Vai Jimmy. Allora, scavo tutto questo qua davanti. Scava questi due blocchetti qua. Ok, ci vuole un po' rispetto agli altri. Venite un attimo. Raga, c'è il totem! C'è il totem! Giù, levati che fammi scavare! Oddio! E vedi, è la stanza chiusa! Quindi è questo il tunnel che hanno scavato, non l'altro! Hai capito! Ok, sì, potremmo prenderlo, ma io... abbiamo un problema, ok? Tu sai che appena prendiamo il totem, gli SCP impazziscono, ok? Impazziscono. Non può salire, ok?
perché è tutta circondata da muri, celle molto strane. Allora, prendiamo il totem. Muoviamoci, muoviamoci, muoviamoci. Venite via, andate via. Aspettate, aspettate, che non riesco. Andiamo. Attenzione, attenzione, che adesso sarà tutta impazzita, okay. Ma cattivissima. Ok? Ok? Allora, mi raccomando, guardatela, guardatela. State osservando, giusto? Dov'è? Okay. Ok. Però dobbiamo trovare un modo per uscire, come facciamo? Ah! Raga? Che? Raga, chi? Ma si è mossa? Raga, come vi siete permessi a girarvi? Fate schifo! Non ci siamo girati! Non infatti! Raga, non ho il totem! Dov'è il totem? Davanti a noi. No, allora, io nell'inventario ho tutto, a parte il totem! Raga, dov'è il totem? È lì, il punto in cui sono morto io. Jimmy, guardala, guarda. Allora, aspettate. Corri, corri. Ok, bravissimi, bravissimi. Adesso vi aspetto qui, venite, ok? Vi aiuto io, vi apro io, sto arrivando, no, ok? No, anche tu, anche tu. Rimani, ok, perfetto, perfetto, bravi. Ok, grazie. Usciamo da qui. Usciamo immediatamente da qui, ok? Non ci voglio tornare mai più. Mai più, ok? Andiamo. Venite, raga. Ma mai più. Ok, abbiamo il totem. Ce l'abbiamo fatta anche stavolta.